Ecco il nonno. Oh, bravo. Oh, brava, zia. Sei andata a te a prendere il nonno? Vedrai, zia, c'era un po' alternativa. La mamma e c'aveva la pribottega. E te, e te era la messa di Don Masino. Senti, ma ti levo la curiosità. Babbo. Che c'è qualcuno oltre a te alla messa delle sei con questo freddo? Certo. Non è proprio come la veglia di Natale, ma qualche anima devota si trova ancora. Oh. Io gliel'avevo detto, per una volta, fallo venire da solo il babbo. Mia mamma, ma sta zitta. Se non era per me a quest'ora, e l'era bella strascioni sul marciapiede a pelle d'orso, a arrancare una tartaruga di girà. E si sdrucciola e pare d'essere sull'otto volanti. Ha sentito, babbo, come la ti va bene la tua nipote, eh? È sempre preoccupata per te. Appunto dicevo, ma non poteva venire la Svetlana a pigliarmi invece di lei? Babbo, la Svetlana la veniva se tu c'avevi il vizio della mano morta, capito? Oh, Bellina, che mano morta? La mia è viva e di morto viva anche. Va bene, via, io questi discorsi li voglio sentire. Ciao, nonno. Un ridere, Ciao, mamma, ciao, zia. Ciao, non fai bene a ridere, perché a ridere a bere ci si riscalda. Certo, quando ero giovane mi garbava, scaldavamo in un'altra maniera. Ma ora ci ho pazienza. Meno male c'è la stufa. Oh, babbo, ma te ci andavi a caccia da giovane? No, Bellina, io con gli uccelli ci ho mai voluto a che fare. L'amor di Dio. Ascolta la fiera. Come? Nulla. Si diceva con la fiera che l'avrebbe voglia di un po' d'uccelli. Allo spiego, si intende. Ah. Sicché te, babbo, tu non andava a casa. No, no, io, Luisina, casomai andavo, ma dalle spose mariti lasciavano a casa sole. Senti, il nostro babbo era ciccio che l'era. Ma che te lo ricordi ancora, babbo? Diamine se me ne ricordo. Una, due... Anche tre volte la settimana ci andavo. Ma e che ci andava? Che lo sapeva, figliolo, non me lo ricordi che ci andava. Però mi garbava. E mi ricordo che mi garbava, ma e che ci andava a fare, io non me lo ricordo. Ed è colpa dell'Archemas, perché mi ha detto il dottore e fa perdere anche la memoria. Che è Kermes, babbo, Alzheimer. L'Alkermes si vede, l'Alzheimer tu te lo ciucci. Comunque è meglio che non tu te lo ricordi. Sì, perché sai, noi ci si crede, Luisa, che lui non si ricorda. Una volta che mi ricordi il marito torno in casa prima. E scappa dalla finestra tutto nudo, raccatta vestitemi alla giù per la gronda. Appena fu in fondo, fece una fuga, correo pareo unto. Oh, quello dai il fucile in mano, se mi pigliava mi faceva fare la fine di tordo, oh. Invece tu li facessi fare la fine della mia caccia a lui, babbo. Oh, babbo, ma alla sua moglie, alla mamma, non tu ci pensavi? No, lei non veniva, la sta a casa. Ci mancherebbe altro, babbo, lo so che la stava a casa, ma volevo dire, per lei non ti dispiaceva. Oi, oi, Luisa, ma lo va a capire che tu sei te quella che mi va bene, Mamma mia. Per via di che lui? Ma come, babbo, per via di che? Ma credi a lei avrebbe fatto piacere sapere che andavi a un'altra donna? Oh, questo non lo so, sinceramente non gliel'ho neanche mai domandato. Però so, a lei gli garbava infilare l'uncinetto e a me mi garbava infilare. Babbo, stai zitto, per favore, non c'è bisogno che tu specifichi. Ora ho capito da chi l'ha preso la piera. A proposito, ma... Usato una volta, abbiamo pazienza. Parla badante buono. Ora, non c'è. Ora arriva, è andato a prenderla Manfredo. Certo la poteva venire anche in autobus, visto che l'è russa, lei Alfredo l'è abituata, Tu sei la mia gelosa, Senti, Bellina, male non fare, paura non avere. No, ma poi questa non è russa, No, no, mi ha detto Manfredo, questa è l'Ucraina. Le crania, le sono differenti, queste le sono più sode. Oh, babbo, ma che crania e testa, tu vorrei dire Ucraina. E le compagna, tanto è un lentendo uguale, Andre, e le mi vociano perché gli do noia, finché le uguale. Guarda, babbo, io te lo dico, questa è l'ultima che ti si prende, Prossima volta si prende la tua pensione e ti si mette in un ricovero.